effettivamente non sono state disattese, perché c'è stato spettacolo, è stato un derby giocato punto a punto e questa è la festa della piscina Azzurria. È un derby di quelli che si vedevano nel passato, quindi due squadre competitive che possono ambire alla promozione in Serie A, una partita bella dal punto di vista tattico, ho visto delle cose anche interessanti per, nonostante ci sia una categoria inferiore appunto alla massima serie, segnale che i giocatori stanno attenti all'evoluzione del gioco anche dalla nazionale e anche delle squadre di Serie A1. E lo spettacolo del pubblico è stato meraviglioso ed emotivamente una partita combattuta decisa soltanto agli ultimi secondi. Una partita forse non bellissima da un punto di vista tecnico, perché ci sono stati molti errori, però avvincente perché si è risolta nei secondi finali in maniera piuttosto rocambolesca. Devo dire che oggettivamente forse l'Ortigia meritava di pareggiare, anche se probabilmente se noi avessimo fatto quello che avevamo fatto nel primo tempo con più continuità potevamo, diciamo, chiuderla anche prima. Sì, Catania e Ortigia sono due squadre che si conoscono benissimo, giochiamo molto spesso insieme all'allenamento. Sono due squadre che si equivalgono, quindi una partita che si vince di un gol. La presenza di Sandro qua è una conquista per lo sport siciliano. Ci ha fatto un grande onore essere qui con noi oggi e vedere una partita davvero bella, nervosa, combattuta fino alla fine. Il pubblico credo che sia stato il vero vincitore di tutto l'incontro. Raccontaci l'emozione di quel gol, il gol numero 12 che ha regalato la vittoria alla tua squadra. È stato un gol speciale, probabilmente il più importante fino adesso del campionato. Abbiamo molta fame oggi, il derby è sempre una partita molto particolare, ma abbiamo tanta voglia di far bene. Venivamo da una brutta prestazione di Salerno, abbiamo voglia di riscattarci, quindi tutta la squadra è andata su quel pallone e finalmente siamo arrivati alla vittoria finale.